Ragazze, buonasera, come state? Allora, oggi un video che racchiude un po' i finiti di detersivi del mese di febbraio, un po' di preferiti, un po' di scoperte, insomma, un purpurì di prodotti, anche prodotti per i capelli, trucchi che ho riscoperto nella mia make-up collection, insomma, un pochino di tutti. Nel frattempo, prima di cominciare, vi invito a iscrivervi sempre al mio canale. Vi ripeto che iscrivervi non vi costa nulla, è gratuito, mentre per me è importante perché serve a farmi crescere appunto sul canale. Vi invito a seguirmi anche su Instagram, dove sono leto1960, dove ho una bella gallery, bella per me, spero che lo sia anche per voi. Ho una gallery piena di casa mia, delle cose che mi piacciono, piena di fiori, piena di mise en place e del mio arredamento shabby, del mio balcone fiorito, perché sapete che io amo tantissimo le piante e i fiori. A questo proposito vi faccio vedere queste bellissime rose. Guardate che meraviglia, queste sono rose rosa, grandissime, carnose, che ho comprato domenica al Lidl, solamente a 3 euro. Sapete anche che io ho avuto una collaborazione con Flora Queen, anzi se mi vedono li ringrazio, se mi guardano li ringrazio. Ringrazio sempre appunto questa azienda con cui ho collaborato e che mi piacerebbe appunto in futuro collaborare un'altra volta. Però detto questo, allora passiamo ai prodotti preferiti, finiti, insomma, un pochino di tutti, di tutto, come vi dicevo. Allora, ho finito due flaconi di questo qua, del fabuloso Freschezza Floreale, che amo tantissimo. Questo è quello che fa il profumo tipo gelsomino, ve ne ho parlato, che mi ricorda molto il mio profumo preferito di Christian Dior, che è il Diorissimo. Scusate. Quindi ne ho finiti di questi, ne ho finiti due. Andiamo avanti. Allora, questo Smac Express, questo è un prodotto di cui vi ho parlato, che ho riscoperto nel tempo, perché ho cominciato ad utilizzarlo e diciamo che mi è piaciuto veramente e ha un'efficacia nel pulito non indifferente. Quindi questo mi piace. Ce n'è un goccino, forse posso fare i pavimenti della cucina domani. Quindi questo qua, Smac Express, pavimenti senza risciacquo, freschezza di agrumi, mi piace molto. E di questi prezzi sono intorno a 1,50-1,70. Poi vi parlo di questo che io utilizzo per la lavatrice e anche per i capi a mano, è un detersivo liquido. Oro bucato di Marsiglia, è un maxi formato davvero con cui riesco a fare tantissime lavatrici. Questo è intorno ai 3 euro e mi piace molto anche il profumo perché appunto sa di bucato di Marsiglia. Poi andiamo a questo, al mio Speak and Span. Questo è quello preferito mio per i pavimenti. Questo si spruzza direttamente sui pavimenti, vedete tramite questo buchino, si spruzza direttamente sui pavimenti. Ma la cosa eccezionale è il profumo, ragazze. Veramente il profumo buonissimo. Di questo ve lo sto presentando perché ce n'è pochissimo. Ne ho già due nuovi pieni perché veramente mi piace tanto. E mio marito, quando lo trova, anche se ce l'ho, me lo compra perché sa che mi piace e quindi mi fa, diciamo, una specie di scorta. Poi vi volevo parlare di questa candeggina che mi è finita sempre a febbraio, candeggina Scala. Questa per me, io la trovo leggera questa candeggina. Difatti, ho detto a mio marito di comprarmene una più efficace ed è spuntato con questa novità. Non so se la conoscete. L'Isoform Classica Candeggina. Allora, io devo dire che anche questa per me è leggera. Io la candeggina la utilizzo molto per il water. Appunto, la butto nel water in modo che sbianca. Il fondo sbianca tutto il water, però come la ace, come la candeggina ace, devo dire che non mi soddisfano le altre. Questa, essendo l'Isoform, io pensavo accoppiata l'Isoform candeggina sarà una bomba, invece anche questa la trovo piuttosto leggera. Qua c'è scritto appunto che si può utilizzare anche per pulire i pavimenti, però vi ripeto, per l'uso che ne faccio io, cioè sbiancare i pezzi sanitari, sbiancare il water.
quello che mi soddisfa moltissimo è l'ace e devo dire anche per i tessuti. Ok, quindi posando queste cose, questi quattro detersivi, vi volevo parlare invece poi di prodotti per capelli e qualche cosmetico che ho provato, che mi è piaciuto e qualcuno che ho riscoperto. Allora, questa crema, cominciamo con questa maschera Kerastase di cui vi ho parlato. Allora, questa è costata 11 euro, quasi 11 euro e rotti. L'ho comprata in un negozio proprio dove vendono solamente prodotti per parrucchieri. Allora, la maschera è buona. Io vi ripeto, avevo comprato questa maschera perché volevo fare una maschera pre-shampoo, quindi da applicare prima dello shampoo. Però molto spesso me lo scordo di mettermi la maschera prima dello shampoo. Per quello che serve a me, non è molto pratica perché io metto sempre la maschera sotto la doccia, appunto, quando mi faccio la doccia. Siccome questa richiede un'applicazione di 10 minuti e un quarto d'ora, per me non è pratica perché non posso stare sotto la doccia un quarto d'ora con questa in testa. Quindi devo dire che l'ho utilizzata qualche volta, però anziché i minuti che mi richiede qua appunto la scrittura, io l'ho lasciata su nei capelli per 3-4 minuti, appunto il tempo di fare la doccia e poi ho sciacquato. Una volta solamente che cosa ho fatto? Ho fatto la doccia e lo shampoo, sono uscita dalla doccia, ho applicato questa maschera. Sono stata in posa, mi pare 10 minuti e poi sono rientrata sotto la doccia per sciacquare. Capite che appunto non è molto pratica, però come prodotto devo dire che è valido. Poi parlando di creme per i capelli, ho finito questa qua alla cheratina della Sienne, questa col tappo rosso, questa è finita. E l'altra volta questa non l'ho trovata a Lidl e ho trovato questa con il tappo così che vi ho presentato. Con un olio particolare, olio, non, ve l'ho detto l'altra volta in un altro video. Devo dire che si equivalgono. Questa è alla cheratina, questo è con un olio particolare. Devo dire che come risultato si equivalgono perché mi sono piaciute tutte e due. Quindi, diciamo, una vale l'altra. Poi invece vi volevo parlare di questi due prodottini che sono di Kiko, sono due illuminanti. In cui l'altra volta appunto li ho utilizzati. Allora, questi sono due prodotti che io ho comprato, mettiamo 2 annetti fa, e che sono rimasti nella mia make-up collection senza essere utilizzati molto. L'altra volta, pensandoli, li ho presi e difatti, se vi ricordate, c'è stato un Get Ready With Me dove utilizzo questo qua e dove, arrivato a un certo punto, mi vola questa pallina, chiamiamola di stick. Mi vola, però per fortuna l'ho potuta recuperare. Ecco, l'ho potuta recuperare e l'ho reinserita. Allora, questo perché ve ne parlo? Perché questa è una specie di riscoperta. Sapete quando voi andate a cercare magari un prodotto, prima non vi piaceva e poi dite, eppure sai, mi piace. Ecco, questo è uno di quei prodotti che avevo da tempo e non utilizzavo, che ho riscoperto e mi piace molto. È di Kiko, vi ripeto, è un prodotto in stick, diciamo cremoso. Da un lato c'è l'illuminante, dall'altro lato, che è più scuro, c'è il blush. Devo dire che mi è piaciuto molto il risultato. Se voi andate a guardare uno dei miei Get Ready With Me passati, è molto bello, il risultato è molto bello e molto delicato, quindi questo mi piace un sacco e siccome appunto è una riscoperta ve ne volevo parlare. E poi c'è questo, stessa cosa, sempre di Kiko, sempre un prodotto a stick, sempre di qualche annetto fa. Naturalmente se voi desiderate questi prodotti, andando da Kiko cambia il packaging, può cambiare il nome, può cambiare qualche gradazione di colore, ma li trovate naturalmente sempre. Anche questo a stick, questo diversamente ha invece tre colori molto tenui, tutti insieme, mentre quello ce l'ha da un lato e dall'altro lato è diverso. Questo è così, però praticamente passandolo viene un bel risultato. Vediamo se riuscite a vedere. Sì, pressappoco. E quindi questi sono due prodotti che sono andata a ripescare nella mia makeup collection. Per ultimo,
vi ho lasciato questo smalto che ho preso l'altra volta al Lidl Sien, che è molto bello. Vedete questo rosso che ho messo su per ora, guardate che bello. Ma la cosa di cui vi volevo parlare, che per me insomma è stata davvero una riscoperta, è questa base coat e top coat della Kiko, sempre nella mia toeletta con tutti i trucchi. Perché vi parlo di questo? Allora, questo è un prodotto che io ho comprato da Kiko solamente perché voi sapete, andando da Kiko o da Wycon o anche in qualche altro negozio, quando siete alla cassa vi devono vendere l'ultimo prodotto. Che significa che quando state per pagare vi dicono: ah, signora, lei ha raggiunto 20 euro, 30 euro, aggiungendo 1 euro può comprare questo mascara, aggiungendo 3 euro le viene questa cosa. Allora, questo è uno di quei prodotti che mi hanno proposto mentre io stavo pagando e credo che sia costato intorno a 1,90 euro. Difatti ho detto subito sì per non essere scortese, però forse non l'ho utilizzato. Ora, che cosa è successo? Che quando ho fatto la mia pamper routine, avrete visto sicuramente il video, ho utilizzato per la prima volta questo smalto Sienne che mi è piaciuto molto. Poi ho visto questo, dove c'è scritto base coat e top coat. Che cosa significa? Che si può utilizzare come base prima dello smalto e come top dopo lo smalto. La sorpresa qual è? Vi faccio vedere le mie mani. Allora, io ho applicato questo smalto martedì, oggi che sto girando questo video è giovedì. Io adesso non so quando caricherò questo video, quando lo vedrete. Però considerate che sono passati 2 giorni e di solito dopo 2 giorni, facendo le pulizie, il mio smalto è tutto tutto sbeccato, rovinato. Invece, guardate, con questo top coat della Kiko è perfetto. Vedete? Io di solito quando applico lo smalto, l'indomani facendo le pulizie con i detersivi, strofinando le mani, ce le ho tutte rovinate. E invece devo dire che con questo top coat stanno durando alla grande. Guardate che bello. E poi, fra l'altro, a parte diciamo la protezione, è molto bello perché fa risultare l'unghia ancora più lucida, più brillante. Quindi assolutamente direi che questo è il prodotto top di questo video, il prodotto che appunto in questi ultimi tempi mi è piaciuto di più e che non ho comprato, avevo già nella mia make-up collection. Ok, ragazze, spero di avervi fatto compagnia, spero di avervi dato qualche dritta. Questo compratelo, quindi, se vi dovesse capitare, perché specialmente se non utilizzate i guanti, le vostre unghie si rovinano. Con questo top coat non vi assicuro che non si rovineranno, però almeno anziché durarmi 24 ore lo smalto, magari mi dura qualche giorno in più e poi rende appunto lo smalto ancora più lucido. Ok, ragazze, allora io vi ringrazio sempre per seguirmi, ringrazio appunto se ci sono delle nuove iscritte, rinnovo l'invito a seguirmi anche su Instagram, dove sono Leto1960. Ma assolutamente iscrivetevi al mio canale e fatemi crescere, d'accordo? Come diceva Vanna Marchi, un bacio!